I videogiochi devono offrire un livello di sfida oppure devono offrire del semplice intrattenimento? Che cosa ne penso io in merito? Me l'avete chiesto spesso. Ebbene, finalmente che dica la mia anche su questo. Hanno in ragione entrambe le parti. Quello che penso io è che è vero, il gioco per divertire deve offrire un livello di sfida alto. Il punto è che per livello di sfida alto non inteso come livello di sfida alto in assoluto, è inteso come un livello di sfida alto riferito alla persona che lo gioca. Che cosa significa questa cosa? Che io che sono bravo, per esempio, a giocare a giochi di strategia in tempo reale o giochi stealth, quei videogiochi me li gioco a livello di difficoltà massimo, perché solamente a livello di difficoltà massimo riesco a fruire al meglio del gioco. Un'altra persona magari è scarsa a uno stealth, quindi gioca quel gioco a livello di difficoltà media. Se quella persona giocasse un Hitman, per esempio, a livello di difficoltà massima, ma non ci sa giocare, perderebbe gran gusto a giocarci perché morirebbe troppe più volte rispetto a quanto è la sua effettiva abilità. Una volta capito questo concetto, direi che possiamo iniziare la puntata. Finalmente è sui nostri monitor Dark Souls 3, lo attendevo davvero da tantissimo tempo, ragazzi e tantissimi appassionati della serie Souls attendevano questo momento da tantissimo tempo. Qual è il problema in Dark Souls? Che non ha un livello di sfida impostabile. È un videogioco che molto semplicemente è come se fosse settato di standard a un livello di difficoltà alto. Ma non è impossibile, come parecchi dicono, non è un videogioco punitivo, non è un videogioco sadico, come parecchi descrivono, non è vero, è un videogioco che offre un livello di sfida. Io ho gli stessi game over in Hitman di come lo potrei avere in Dark Souls. Perché? Perché in Hitman setto un livello di difficoltà alto, il più alto possibile, e quindi muoio. Muoio lì, muoio in Deus Ex Human Revolution a livello di difficoltà più alto, muoio in Super Mario, muoio in tutti i giochi, ragazzi, in tutti i videogiochi che offrono un livello di sfida si muore. E si muore anche in Dark Souls 3. Non so perché faccia notizia per Dark Souls, non lo so, in tantissimi videogiochi si muore. È chiaro però che in tali videogiochi si muore se si sette il livello di difficoltà più alto. In Dark Souls 3 il livello di difficoltà è come se fosse settato sul più alto di default. Ed è bene sottolineare che non c'è nulla di male ad essere pippe in determinati videogiochi. Io lo ammetto, negli FPS non so giocare e se un FPS non offre un livello di sfida personalizzabile, non lo prendo in considerazione. Quindi nulla toglie che voi possiate fare lo stesso discorso per Dark Souls 3. Rimanendo sempre in tema di difficoltà, ci spostiamo su un videogioco che personalmente ritengo uno dei più belli dell'anno scorso, Fallout 4. Più e più volte in questi mesi ho ripreso a giocare a Fallout 4, non vi nego che anche e soprattutto grazie all'inserimento delle mod da parte della community che aggiungono longevità al titolo in maniera smisurata, e nell'ultimo periodo Bethesda ha rilasciato la beta della nuova modalità Survivor, una modalità, ragazzi, che sto adorando davvero tantissimo. Ragazzi, la modalità Survival cambia radicalmente il gioco, a partire dal fatto che i danni che noi infliggiamo e che riceviamo sono molto più alti. Quindi non è che è più difficile nel senso che è artificiosamente più difficile, cioè gli altri ci infliggono più danni, ok? Ma anche noi ne infliggiamo di più ai nemici, quindi ogni colpo è più mortale. A partire da questo, a passare al fatto che il quick save è disattivato, quindi l'unica maniera per salvare è trovare un letto e dormire. E la cosa incredibile è che si nota il pregevolissimo lavoro di level design da parte di Bethesda nel disseminare dei letti nei vari livelli di gioco. Quindi, nel momento in cui noi arriviamo in un'area nuova, prima di iniziare materialmente l'area, abbiamo finalmente la necessità di esplorare per trovare magari una brandina, insomma, un letto, ma anche solo un materasso, un sacco a pelo per poter riposare, perché così salviamo anche la partita. Ho la necessità di dover mangiare, di dover bere, e questo praticamente rende finalmente plausibile il fatto che dobbiamo fare delle scorte, dobbiamo cucinare, perché altrimenti, se non ci portiamo appresso dei cibi cucinati, le radiazioni potrebbero anche causarci delle malattie. Insomma, ragazzi, tantissime cose. Io vi lascio il link in descrizione con tutta la lista delle novità di questa nuova modalità survival. Io, ragazzi, la trovo affascinante. Sono morto tantissime volte, ma il livello di sfida mi soddisfa appieno e cambia radicalmente l'esperienza di gioco.
Restiamo sempre in tema di difficoltà, l'indie della settimana sono le avventure acquatiche dell'ultimo uomo sulla Terra. Un indie davvero pregevolissimo, a partire dal compatto tecnico che dal mio punto di vista è molto bello, ma mi rendo conto che i videogiochi in pixel potrebbero non piacere a tante persone, ma a parte questo, l'atmosfera che si respira è interessantissima perché siamo l'ultimo uomo sulla Terra che cerca di sopravvivere in un mondo praticamente pieno d'acqua oramai, perché sono passati 10.000 anni da quando avevamo lasciato il nostro pianeta e siamo ritornati. È difficile dire che il videogioco abbia una storia, un videogioco ha un mondo da scoprire. I segreti che ci riserva materialmente il mondo li scopriremo noi durante il gioco, e non vi nego che alcune boss fight sono davvero molto molto complesse, quindi ancora in linea di massima il mio consiglio è di rivolgersi a questo gioco solamente se si ha intenzione di affrontare un gioco con un livello di sfida alto. Prima di chiudere il video ci tenevo a dirvi una cosa, cioè se siete interessati a vincere una copia di questo indie della settimana potete lasciare nei commenti una riflessione a tema difficoltà. La riflessione che dal mio punto di vista sarà più interessante, più ben scritta, più degna di nota, ovviamente a mio insindacabile giudizio, la leggerò nella prossima puntata e chi l'ha scritta vincerà una copia digitale dell'indie di questa settimana. Io vi ringrazio dell'attenzione, noi ci vediamo domenica prossima sempre allo stesso orario con New Game Plus. Un saluto a tutti e grazie all'attenzione. Ciao!